Un viaggio in moto, tutti insieme per sensibilizzare i cittadini alla donazione di organi, tessuti, cellule, sangue e midollo osseo. Ieri mattina alle 8 numerosi motoamatori si sono radunati davanti all'ospedale Piemonte di Via l'Europa a Messina per raggiungere Galati Mamertino per il primo motoraduno per la vita. Il comune guidato dal sindaco Nino Baglio ha patrocinato l'evento organizzato dal centro neurolesi Bonino Pulaio di Messina in collaborazione con la sezione provinciale dell'Avis di Messina, l'associazione dei donatori di midollo osseo dei Nebrodi e l'associazione Onlus Donare Vita. Per noi è un onore, devo dire, riuscire a raggruppare così tante persone di una grande specialità per un motivo nobile, nobilissimo, che si è venuto a creare in quanto un nostro concittadino che purtroppo è venuto a mancare. Ha donato i suoi organi, quindi non ha fatto altro che sensibilizzare terribilmente la nostra popolazione a questo evento importantissimo. E quindi insieme all'Avis, insieme ai medici di Messina che hanno effettuato il trapianto e tutto il resto, noi siamo estremamente felici non solo di accoglierli qua in questo nostro comune per dare il benvenuto e quindi di riunirli, ma soprattutto di sensibilizzare con questo evento sia la popolazione di Galati che anche tutti coloro che verranno a conoscenza di questo evento, affinché ciò che è successo qua a Galati, che da una brutta cosa rinascono delle nuove vite, possa dare luogo a tante altre donazioni e quindi un segnale di positivo per la nostra comunità. Momento centrale è stato a mezzogiorno il convegno dal titolo La donazione degli organi, un gesto solidale. Al centro la necessità di compiere uno sforzo collettivo per modificare la cultura del nostro paese sul tema della donazione. Sono contento di essere qui appunto in questo paese in una domenica d'agosto molto calda assieme a tanti amici che in parte sono delle persone diciamo che conosco dall'ospedale. Ci sono presenti molti sanitari sia dal punto di vista proprio dirigenziale medico che infermeristico che l'amministrazione presente dell'IRCS Bonino Pulaio a portare sempre avanti quello che è la sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Siamo assieme all'Avis e all'Associazione Donare Vita che ci completa nel nostro percorso in questa tematica. Ringrazio Galati Mamertina in particolar modo perché Galati Mamertina è esempio in quanto posso dirlo che è un residente che Galati Mamertina è stato un nostro donatore. E abbiamo scelto di fare un motoraduno, una manifestazione molto leggera e abbinare a questo evento un piccolo convegno a Galati Mamertina in cui abbiamo voluto parlare di donazione, un gesto molto importante. Chi dona vive due volte, noi ci crediamo molto.